Se ci spiega perché e come siamo arrivati. Le associazioni Amo Pistoia e Pistoia Concreta hanno organizzato un incontro pubblico sul referendum costituzionale per aiutare a comprendere le motivazioni della scelta sì o della scelta no. Ospiti Luca Gori e Fabio Pascini della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, autori del libro Meno parlamentari, più democrazia. Come è nata l'idea dell'organizzazione di questo evento e le finalità? L'evento è nato insieme all'associazione Amo Pistoia e Pistoia Concreta, che hanno deciso di organizzare questo incontro per far capire, per suggerire o per chiarire le idee su questo referendum costituzionale. Abbiamo deciso di chiamare i due relatori della scuola dell'Istituto Superiore Sant'Anna di Pisa per cercare di dare delle risposte, soprattutto per i giovani e per i ragazzi che andranno a votare per la prima volta. Si cerca di spiegare i motivi del sì e del no, quindi un dibattito serio, un dibattito informativo, dove si spiega che cosa succede votando sì e quindi se vince il sì e cosa succede se vince il no. Ci siamo rivolti anche ai giovani che per la prima volta andranno al voto per capire quello che è la nostra Costituzione, la composizione della Camera e del Senato italiano e quindi i motivi di un voto importante in questo momento storico dell'Italia. Come mai la decisione di pubblicare questo libro? Perché, come dire, ci siamo accorti che il dibattito referendario languiva e allora abbiamo deciso di svolgere un approfondimento scientifico sui contenuti e gli effetti della riforma costituzionale e poi abbiamo consultato un certo numero di colleghi e maestri di diritto costituzionale, chiedendo loro, diciamo, di esprimere la loro opinione, il loro sì o il loro no alla riforma, cercando di dare appunto un'informazione affidabile, credibile per andare al voto con maggiore consapevolezza.